Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il mio amico Pier Venanzi, che si sta nascondendo perché ha l'ansia, abbiamo deciso di fare una challenge che fanno in tanti. E visto che l'hanno fatta tanti e non è mai morto nessuno, non moriamo neanche noi. Cheat. Siamo andati a prendere all'American Boys di Cremona la patatina più piccante al mondo. Ne abbiamo una, faremo metà e metà, quindi neanche intera come gli altri, metà. E vediamo come sarà. Ci siamo forniti di un litro di latte a testa, conservato a temperatura ambiente. Oggi ci sono 32 gradi, ma va bene lo stesso. E vediamo. Poi la patatina non l'ho neanche pagata, perché ho intortato sul tipo che ho preso altra roba e si è dimenticato di mettermela, quindi 20 euro risparmiati. Magari sono i 20 euro della mia morte, non lo so. Comunque, per farvi capire cosa c'è dentro, è una chips. No, singolare chip. Chip, chip. Oh. Non ci ho pensato. È una chip di tortilla di mais con un alto contenuto di Carolina Reaper e Trinidad Moruga, Scorpion e tutti i peperoncini più piccanti al mondo. C'ho la tremarella io. Ma perché sei te che mi fa venire l'ansia, zoccare? Sei fermo te? Si spacca! Intanto stappo il latte. E che ansia, pulsazioni? Stanno bene. Qua siamo uno che soffre di pressione, l'altro epilettico, quindi non so quanto bene posso fare, ma va bene lo stesso. Sai, è vero, allora, l'epilessia sai cosa devi fare se... Sì, se io sto male con l'asso di pressione non so cosa si fa, dammi lo zucchero. Any last word? Sì, sì, le tue ultime parole. Amen. Allora, nell'unboxing abbiamo... Qua dentro c'è la patatina, con scritto già RIP, e il mio amico c'ha l'ansia qua. Io ve lo dico, se sto male come un cane, la sputo, non mi interessa. Ma sì, ma fai bene. C'è un guanto perché dobbiamo evitare di toccarci gli occhi, il cazzo, tutto quello che vuoi. E vado a mettere il guanto. Mica paura, stasera devo andare a lavoro. A dopo, che dopo. Apriamo la patatissima. Ma se può che ha 32 anni. Sì, ma non urla. Dai, che magari viene fuori, su chi ha sta mano, altro, dio. La patatina si presenta di un colore atipico, nera. Ho trovato una pietra preziosa. Oh mamma, che culo! C'è un odore di morte. Annusa. C'è ma tante qui. Ho il naso, non sente. Dai, hai paura! Non sente il naso. Ma odore de pemar. Ma forse spacca. Da campion. No, spacca la metà. No, da campion. E io ma... No. Tacci di tranco. Beh, si è sbriciolata. Vabbè, è uguale. Hai imbuto? Sei pronto? Hai pronti? Boh. Sta già andando su. Porco l'ho mandata giù, Io ho l'ansia. Te calmo. Picchia. Tanto. Vuoi mandarla giù? Sputala. Io ho il singhiotto. Iga baba. Sì, ma stai in camera. No. Cazzo. No. Oh, tira via il telefono. C'ho il cuore a mille. No. Respira. Non mi sento più la lingua. Guarda come tre. Quello che è sempre peggio. Non ti può salire, eh? Sei calmo. No, è piccante, dico. È la lingua. Piango. La lingua. Che schifo. Oh, che Dio. Era messo a 4 litri di latte. Oh. Non va. Non va più via, eh. Non ti va a salire. Fa c***o. Quelle merda qua. Sì, sì, che idee di merda. Porca madonna. Che c***o le invento queste cose? Scusa Pier, non lo faccio più. La lingua che... 32 anni e 30, eh. C'è anche gente qua. Ma che di... Oh, sei a posto? Sta andando un po' via. Non so se devo fare un super rutto o devo sboccare. Ma noi non potevamo bere troppo come tutte le persone normali. Sbocca, sbocca. Ogni colpo era sbocco, sbocco. Niente, sembra che siamo vivi. Come stai, Pier? Io sto un po' meglio, mi bussa tutto.
meglio, ma che svariò, no? Pulsazioni di ossigeno. No, ragazzi, inizia a menca i bianchi italiano. Den, gial, gial, den. Dan, dan, dan. Un ginegri italiano. Si rugna il naso. Allora, io sono andato ieri dal cardiologo apposta per il video. No, sono andato dal cardiologo per farmi visitare. E sto bene, quindi in teoria non ho il cuore sanissimo, i polmoni sanissimi, quindi. Però sento fitte. Beh, traiamo le conclusioni che chiudo sto video, va. Vedere? No, tranqui. Conclusioni, è troppo piccante, è una massacrata. E ne abbiamo mangiata metà. Cioè, proprio se ne mangiavamo un'intera testa. Schiattavamo. Se ne avessimo mangiato una. Vaffanculo. L'italiano. Tanto siamo in un paese multietnico, anche se dico, noi avremmo mangiato mezza patatina e porca puttana, figura mangiare una intera, morire, proprio ire, eh. Adesso, boh, sembra che stiamo bene, ma non lo so. Se tutto va bene, ci vediamo in un prossimo video. È stato bello, ragazzi. Ciao. Addios. Ciao, ciao.